Eccoci qua a Pontremoli, qui alle nostre spalle il mitico Campanun e qui accanto a me il sindaco di Pontremoli, Lucia Baracchini. Allora, raccontiamo un po' qualche evento importante che nell'arco dei 365 giorni fa capo a questa bella località che è Pontremoli. Ma sicuramente un accenno veloce a quelli che sono gli eventi che hanno a che fare col fuoco, quindi i nostri falò del mese di gennaio e medievalis del mese di agosto, perché riteniamo che un paese con questa marcatura così forte dell'epoca medievale non possa che tornare anche a quelli che sono gli elementi naturali, quindi il fuoco, il fiume, i nostri fiumi che ci accompagnano e il premio Bancarella. Insomma, noi ci vantiamo di essere la città del libro e lo vogliamo assolutamente essere, tant'è vero che a maggio c'è anche una, oltre ad esserci il premio Bancarellino, c'è anche una settimana tutta dedicata ad eventi che hanno a che fare col mondo della cultura, della lettura, del libro. In qualche modo siamo con le tecnologie, ma vogliamo portare con noi il sapore della carta, quindi cerchiamo di portare con i tanti eventi che organizziamo l'attenzione su tutte quelle che sono anche le aspettative dell'essere umano rispetto al mondo delle emozioni e delle sensazioni, e qui devo dire Pontremoli la fa. Quindi capitale del libro, Bancarella, che ricordiamo si svolge tutti gli anni, in che periodo? Di luglio, seconda settimana di luglio. Beh. E quali sono gli altri appuntamenti? So che voi ne organizzate tantissimi. Ma tantissimi sono di ordine proprio di presentazione di libri, piuttosto che incontri con personaggi famosi. Questa piazza d'estate diventa veramente un punto di incontro con tanti personaggi sia del mondo dello spettacolo che del mondo della cultura. Però tendiamo anche a cercare di riportare l'attenzione sulla storia, quindi spettacoli, eventi collegati al mondo della Via Francigena, eventi collegati al mondo enogastronomico. Insomma, tendiamo a proteggere ciò che voi la che nostra siete... storia ci ha dato. Ma si può dire che Pontremoli è la capitale della Lunigiana? Lo possiamo dire, o quelli di Aulla e di Villafranca storgono la bocca? Allora, io credo che indiscutibilmente si possa dire che è la capitale culturale, questo sicuramente sì. Da un punto di vista enogastronomico mi piace dire che la Lunigiana è un paniere unico. Bene, allora grazie al sindaco di Pontremoli, abbiamo fatto la conoscenza di alcuni degli appuntamenti più importanti, adesso andiamo a vivere quella che è la gastronomia con Toscana Tavola. Carissima Céline, siamo a Pontremoli, in questa bellissima località, pensa che è il comune più alto della Toscana, qui addirittura si vocifera che fosse stata la capitale degli Apuani, un popolo guerriero che non è mai stato battuto nemmeno dai romani, dall'impero romano. Beh, detto questo, siamo qui a cercare le erbe che serviranno per fare la mitica torta d'erbi. A proposito, ma in Turchia, io sono curioso, che tipo di erbe vengono utilizzate in cucina? Ma tantissimi tipi, non mi fare dire i nomi perché purtroppo non ne so niente, o so pochissimo. Allora, più spezie che erbe. Esatto, più spezie che erbe. Beh, noi facciamo fare la conoscenza della borragine. Tu sai che cos'è la borragine? Fantastico, no? E allora, la vedrò la prima volta ora oggi. Bene, allora andiamo a fare la conoscenza della borragine. Prima facciamo la conoscenza di colei che andrà proprio a presentarci la borragine, che è la moglie del nostro cuoco. Ricordiamo il tuo nome? Veronica. Veronica. Allora, intanto la borragine è una delle tante erbe che servono per realizzare la torta d'erbi. Certo. Allora, facci vedere la borragine. Eccola qua. Descrivi. Eccola qua. Fiore fantastico. Si usano le cime, quelle più tenere. E si può fare, oltre alla torta d'erbi, anche altri piatti, quindi tortelli, le verdure ripiene. Ma non è solo la borragine che si trova nei campi. Questa è quella più bella, forse, perché anche un fiore. Si possono trovare le ortiche, quelle che pungono, sempre le cime,
La cicoria, certo. Poi qualche altro nome che compongono le torte d'erbi. Ora attenzione bene, per fare la torta d'erbi anticamente le nostre nonne, bisnonne andavano proprio nei campi a prendere queste erbe selvagge, chiamiamole così. Certo. Questa torta è ogni volta è diversa, non è mai uguale. Mai uguale, perché non sempre la boragine si può trovare, quindi si trovano le guzzarne. Che cosa sono? Le liane. Le liane? Le cime. Quelle di Tarzan? Le foglioline delle liane, sì. Fantastico, bellissimo. Nessuno ci avrebbe mai pensato che le liane servissero anche per fare la torta d'erbi. Ok, ne abbiamo sapute diverse, quindi, ma oggi come oggi le massaie, coloro che fanno le torte d'erbi diciamo più moderne, si affidano più comodamente al fruttivendolo e quindi acquistano le bietole. Le bietole, certo, le bietole. Però attenzione, ricordatevi, la torta d'erbi vera, quella antica, ebbene necessita di erbe selvatiche, questo è bene precisarlo. Certo, eh? Certo. Bene, ok. Allora, abbiamo fatto la conoscenza quindi della borragine, adesso andremo... Ah, benissimo, gliela consegni. Certo. A Celine. Allora, noi andremo chiaramente a portarla al nostro chef per realizzare la torta d'erbi e nell'attesa andiamo a fare la conoscenza di una farina di castagne DOP meravigliosa e prestigiosa, tipica di questo territorio. E adesso parliamo della farina di castagne della Lunigiana DOP con una delle produttrici delle meravigliose castagne della Lunigiana, sto parlando di Barbara Maffei. Allora, da quanto tempo esiste la DOP? Dal 2010, quando è stata riconosciuta dal Ministero delle Politiche Agricole ed è stato nominato l'ente certificatore, che è la Camera di Commercio di Massa Carrara. Ecco, ricordiamo che la filiera è molto interessante, si prende la castagna appena caduta dall'albero, la si mette nel metato ad essiccare e qui inizia un percorso meraviglioso che viene certificato. Sì, ogni fase, l'essiccazione nel metato tradizionale, fuoco lento con legna di castagno, poi c'è la fase di battitura, la fase di cernita a mano delle castagne secche e la fase di molitura, i mulini certificati a pietra, se è acqua anche meglio. Qual è la quantità almeno dell'ultima raccolta? Per noi è stata sui 30 quintali di farina, siamo più o meno 120-130 quintali di castagne e la speranza è che sempre più produttori vadano a certificare questo prodotto, perché poi è un modo anche per valorizzare la Lunigiana. Con la farina di castagne si fa il castagnaccio, tanto per fare riferimento al dolce tipico di gran parte dell'Appennino toscano. Però oltre il castagnaccio ci sono altri prodotti, ci fa qualche esempio? Sì, abbiamo innanzitutto prodotti come le tagliatelle bastarde, metà farina di grano e metà farina di castagne, che si abbinano bene a olio e parmigiano, e poi i dolci, ma anche i semplici biscotti, ma non vorrei non citare, perché poi è un valore aggiunto, la marocca di casola. Ecco, che cos'è la marocca di casola? Attenzione bene, perché è un prodotto molto di nicchia, possiamo definirlo. Sì, è stata ripresa da Bertolucci Fabio e oggi viene proposta in un impasto sempre tradizionale, però fatto appunto con il lievito madre di grano, che è l'unica diciamo parte di grano che viene inserita nella marocca, tutto il resto è farina di castagne. Ecco, si sa perché si chiama marocca? Se mai... Si vede anche da questo colore. Eccola qua, vedete. È proprio il nome tradizionale che è nato nel Medioevo, è un pane storico fatto con farine antiche e si abbina benissimo anche ai salumi. Benissimo, e ricordiamo gli ingredienti sono? Farina di castagne, un po' di patate e poi la pasta madre di grano. Bene, grazie alla nostra Barbara e il nostro percorso meraviglioso continua all'interno della Lunigiana. Ed eccoci qua all'interno del ristorante Pelliccia, storico ristorante di Pontremoli, qui con lo chef, più esattamente con Raffaello Cerruti. Allora, intanto come nasce l'amore per la cucina di Raffaello? Nasce per la passione e l'amore della nostra terra, delle nostre tradizioni. Ma so che c'è un aneddoto, te quando eri studente dicevano, sì, senti Raffaello, ci fai da mangiare? Sì, si trattava di fare delle cene e toccava sempre a me mettermi i fornelli. Quindi praticamente è una reminiscenza scolastica? Quasi. Senti, sì. Qual è stato il primo piatto mangiabile che tu hai realizzato per i tuoi compagni di classe? No, una semplice pasta alla carbonara, niente di particolare. La carbonara quando si fa bene, eh? Insomma, è una cosa. Uno dei piatti più buoni che esistono in maniera assoluta, almeno per quanto mi riguarda. Allora, attenzione, questa mattina siamo andati nell'orto, o meglio tra le erbe diciamo del campo, per andare a trovare la borragine. Sì. Io non lo so, ho detto Veronica, ma la borragine ce l'hai portata? Eccola!
Oh, eccola qua. Perché la borragine è una delle erbe fondamentali. Eccola qua, la vogliamo inquadrare nella sua completezza. E questa, insieme ad altre erbe, costituiscono gli ingredienti della mitica torta d'erbi. Torta d'erbi, torta d'erbi. Attenzione, la torta d'erbi è della Lunigiana. Poi che la facciano anche in altre parti d'Italia, questo è un dettaglio. Ma la vera torta d'erbi è lunigianese, vero? Sì, sì. Bene. Allora, quali sono gli ingredienti che adesso la regia ci propone? Vai! Allora, partiamo con... Prima la sfoglia. Ah beh, sì, la sfoglia, che è un semplicissimo impasto di farina, acqua, sale e olio. Poi abbiamo varie verdure, i porri, le cipolle, le patate, le bietole. E poi anche appunto la borragine, dalle quali si prelevano solo le foglie. Allora, intanto laviamola, vai! Iniziamo subito la preparazione. Andiamo un attimino, eccolo qua, l'acqua corrente per poter pulire, e saranno utilizzate per l'occasione esclusivamente le foglie, non i fiori, vero? Sì, sì, si utilizzano solo le foglie. Benissimo, allora attenzione, intanto voglio ricordare ai nostri telespettatori che se, e soprattutto a coloro che volessero entrare a far parte della grande famiglia di Vetrina Toscana, che potete contattare questo sito www.vetrina.toscana.it, dove potrete scoprire quelli che sono i prossimi appuntamenti che Vetrina Toscana organizza mensilmente sui nostri territori toscani, sulle 10 province, e magari se ancora non fate parte della nostra grande famiglia potete farlo, non costa niente. Ribadisco, non costa niente, semplicemente dovete ottemperare a un piccolo disciplinare che consiste in buona sostanza nel proporre prodotti tipici del territorio nel vostro menù, cosa che fa puntualmente il nostro Raffaello. Allora, Raffaello, eccoci qua, abbiamo pulito la borragine, quindi utilizziamo esclusivamente le foglie, adesso che succede? Adesso tritiamo tutte le varie verdure. Prendi, iniziamo, vai. Ecco come avviene la realizzazione della torta d'erbi lunigianese o pontremolese. Sì. Anche se, attenzione, è bene precisarlo, l'abbiamo anche ricordato, che evidentemente ci sono, cioè in ogni famiglia, in ogni parrocchia, in ogni località della Lunigiana, magari ci possono essere degli ingredienti diversi. Sì, ad esempio a Pontremoli nelle torte utilizziamo anche la ricotta, mentre invece in altri comuni limitrofi la ricotta viene utilizzata solo ed esclusivamente nel periodo pasquale. Perfetto, ok. Allora, abbiamo fatto gli zucchini, adesso è il momento della patata. Ecco. Mettiamo, sì, una patata. Bene. E tenete presente che quello che si realizza con la torta d'erbi è la stessa... diciamo lo stesso sistema quando si realizza delle zuppe di verdura, e cioè si mette dentro quello che passa il convento. Praticamente sì, si trova le verdure di stagione e si fanno... La torta d'erbi però tu la potresti considerare primaverile, estiva? È più indicata, sì, soprattutto se si utilizzano le bietole, perché sono più buone, sono più tenere, e poi si trovano erbe come appunto... Ecco, tu utilizzi la cipolla bianca, c'è una motivazione particolare rispetto alla cipolla rossa? No, qui da noi si utilizza la cipolla che sia bianca o bionda, poi... Ah, quindi in questo caso l'ha scelta lui bianca, di sua iniziativa, sì. Bene, adesso il porro. Mettiamo un po' di porro. Eccolo qua. Ecco, metti una parte più verde, vedo. Sì, è sempre quella più saporita. Bene. È quella che contiene più clorofilla ed è quella più saporita. E poi? E poi si unisce tutto alla bietola. Vai, azione. Ecco qua. Benissimo. Quindi ricordiamo ancora le verdure che ho utilizzato. Iniziamo da zucchine. Zucchine, patate, cipolle, bietola e poi la borragine, che è quella che gli dà un po' di amaro. Alcuni ci mettono la cicoria, addirittura ho letto su internet qualcuno ci mette anche il papavero, pensate un po' quanta fantasia. Sì, 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 anche il germoglio delle liane, per dire, oppure il germoglio delle liane, l'abbiamo detto, anche delle ortiche. Magari Tarzan non sapeva che veniva utilizzato questa cosa. Beh, adesso si salano le verdure. Perfetto. In modo che eliminino la loro acqua. E qui devi farle un attimino riposare. Sì, circa una ventina di minuti. Perché il sale ha un effetto importante, riesce a... Fa espellere i liquidi. Bravo. Alle verdure e poi... Vedi Raffaello, stiamo andando benissimo, io lancio e tu immediatamente raccogli, fantastico. Ancora un po' di sale. Bene, allora facciamo riposare qualche minuto, qui quanto ci vorrebbe? Una ventina di minuti penso che sia sufficiente. Nel frattempo, che succede? Tu prendi la famosa pallina, sì. Eccolo qua,
anzi la prendo io, la collochiamo nella parte centrale, eccolo qua, di questo tagliere, sul quale vai, inizierai la realizzazione della cosiddetta carrozzeria, sì, che c'è il motore, che è costituito da quell'insieme di erbe che abbiamo utilizzato, e la carrozzeria, che è costituita dalla, appunto, l'impasto, acqua, farina e un pizzico di sale. E anche un filo di olio per renderla più elastica. Vai, e... azione, okay. Vai, azione. Allora, vediamo. Ungiamo un pochettino la teglia, bene. Poi la farina deve essere sempre ben infarinata affinché non si attacchi al piano. Vai, perfetto. Intanto Veronica ci dà una mano qui dietro a realizzare il tutto. Vai. Poi con la cannella si comincia a spianare. Ecco. Ripeto, per coloro che si fossero sintonizzati solamente adesso, abbiamo 3 minuti per arrivare in fondo. Vediamo di agevolare e velocizzare. Stiamo realizzando la mitica torta derby della Lunigiana. Se non l'avete mai mangiata, attenzione, vi manca qualcosa nel vostro bagaglio culturale gastronomico. Vi posso garantire che è una soluzione meravigliosa per i vegetariani, se vogliamo possiamo dire anche ai vegani, senza problemi, e anche per alternare eventualmente il vostro menù. Se magari utilizzate molta carne, ecco, ogni tanto mangiare anche un po' di verdura non sarebbe male. Questa è una bella soluzione sfiziosa e appetitosa, questo vorrei precisarlo per chi non l'avesse mangiata. Torta derby che è tipica della Lunigiana, qui la stiamo realizzando all'interno del ristorante Pelliccia, che si trova qui nel centro di Pontremoli, siamo in provincia di Massa Carrara. Vorrei ricordare che tra l'altro questo ristorante ha una piccola caratteristica, perché ci sono entrato nel momento in cui passavano diciamo dei pellegrini a piedi con lo zaino facendo la francigena, e il primo ristorante che trovano entrando a Pontremoli è proprio questo, vero? Sì. E quindi voi avete anche un menù appropriato per il pellegrino che fa la francigena, vero? Sì, 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 è un menù che prevede prodotti tipici locali qua, tipo? I testaroli, i salumi, la torta, un pezzettino di formaggio e il nostro miele, che rimane uno dei migliori mieli del mondo. Benissimo. Allora, attenzione, abbiamo tirato quindi la sfoglia, come già detto, esclusivamente composta da acqua e farina, e adesso vediamo che succede. Ecco, l'abbiamo fatta? Sì, ci siamo quasi. Bene. E d'altra parte ci vuole il suo tempo, però noi abbiamo pochissimo tempo a disposizione. Dai, eccoci qua, la possiamo mettere nella teglia? E voilà, seguite, un filino d'olio, bene, l'abbiamo messo, ok. Adesso inseriamo, eccolo qua, la sfoglia costituita da acqua e farina, un pizzico di sale, e la farciamo con questi elementi che sono stati completati dalla nostra Veronica. Ricordiamo gli ingredienti, vai, azione, vai, vai, allora, vai, 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 cipolla, poi borragine, borragine, patate, porro, patate, zucchine. Però ripeto, questi sono alcuni ingredienti, ma poi a scelta del realizzatore, dello chef, del cuoco, della massaia e di chi lo fa, ci possono essere messi altre erbe aromatiche per dare ancora più gusto, sì, sì, e caratteristica e personalità al tutto. Eccolo qua, benissimo. Bene, qui c'è stato messo un pochino di pecorino, che, ecco, scusatemi, di ricotta. Ma ci potessi mettere anche un po' di pecorino volendo? Sì, diventa soltanto darle... poi più forte durante la cottura. Ecco, perché l'ho mangiato anche con un po' di pecorino. Beh, una volta la chiudiamo, stesa, la vestiamo, vedete? Guardate che bello. E a questo punto, fatto questa vestizione, sembra quasi un fatto sacro, la copriamo completamente e la inseriamo poi in forno a quanti gradi? 150 gradi. Per quanto tempo? Una quarantina di minuti, 40, bene, 45 minuti. Allora, azione, facciamolo, ci siamo? Ci siamo quasi. Abbiamo messo il cappottino, o meglio l'impermeabile, eccolo qua, guarda, eccolo qua, bene. Più veloce, grazie. Benissimo. Siamo ormai. Bene. Leviamo questi ritagli, ecco qua, ci mettiamo un filino d'olio e voilà, la torta derby è pronta per il forno. Azione! E l'andiamo in forno. Ricordiamo, vai, vai, vai. Quanti gradi? 150 gradi per quanto tempo? Una quarantina di minuti.
E voilà, sono passati 40 minuti, Veronica ha già impiattato, adesso Veronica arriva, ci posiziona, eccolo qua, il piatto di portata qui al centro, in modo che la nostra regia lo inquadra. Ecco, signore e signori, questo è già uno sporzionamento di una porzione, direi, interessante della mitica torta derby di Pontremoli o della Lunigiana, se vogliamo. Ricordiamo, e prendete nota perché la potete fare anche voi a casa, questi sono gli ingredienti. Raffaello, ricordaci innanzitutto la sfoglia. Per la sfoglia occorre farina bianca, olio, sale e un po' di acqua. Bene. Mentre invece, per quanto riguarda il ripieno, le verdure sono le bietole, i porri, le cipolle, le zucchine, le patate e la borragine, un pochettino di borragine. Poi la potete arricchire anche con erbe di campo, le più svariate, a secondo della personalità e del gusto che volete dargli. Ok, detto questo, siamo pronti e andiamo quindi all'assaggio. Céline, stiamo arrivando! Ed eccoci all'assaggio, allora andiamo a depositare il piatto davanti a Céline, che avrà il piacere di poter assaggiare e quindi commentare questo piatto, che ti ricorda, mi dicevi, un altro piatto turco, vero? Questo è proprio un piatto turco quasi, abbiamo un tipo di sfogliata ripieni di spinaci ed è dal punto di vista visivo proprio è uguale. Uguale, ma ci sono anche gli ingredienti, cioè a base di verdure all'interno? Spinaci, formaggio, uova. Beh, insomma, devo dire che si assomigliano. Ricordiamo che questa, e la ribadiamo, l'abbiamo vissuta insieme nella realizzazione grazie alla bravura del nostro Raffaello, e ricordiamo la mitica torta derby della Lunigiana, lui ci tiene a dire pontremolese, ma comunque se dovete sapere che, ripeto, a secondo dei luoghi, della fantasia di chi la realizza, possono cambiare le verdure, soprattutto le erbe di campo che vengono utilizzate. Allora, per abbinare questo piatto, tu puoi andare all'assaggio, vai con l'assaggio, per abbinare questo piatto abbiamo Francesco Ruschi Noceti, che tra l'altro è pisano di origine ma ormai lunigianese di adozione, e ci suggerì, in virtù della sua esperienza come vignaiuolo, quale potrebbe essere uno dei vini che lui produce abbinato a questo piatto. Prego. Sì, allora il vino che io proporrei è l'8 ottobre, che è il quasi 8, scusate, che è un vino bianco prodotto con due vitigni autoctoni che si chiamano Durella e Luadga, vendemmiati in epoca tardiva, quindi con le uve in sovramaturazione, poi con una macerazione. Con una macerazione di 3 giorni a freddo, e questo dà il colore e un'intensità di sapori particolare, e poi una fermentazione lunghissima a temperatura controllata di 14 gradi. Viene fuori un vino che ha delle caratteristiche sia organolettiche che anche visive molto particolare. È un vino di struttura, un vino bianco molto strutturato, che però mantiene una bella acidità di fondo, e questo serve sui piatti lunigianesi e in maniera, come vedremo poi, anche su altri piatti. Ecco Francesco, suggeriscimi quali altri piatti potrebbe essere abbinato, con quali altri piatti potresti suggerire questo abbinamento? Guarda, siccome in questo vino si avverte abbastanza l'acidità, direi tutti i piatti a base grassa, oppure tutti i piatti che richiedono comunque una bella pulizia del palato, quindi non solo grassi ma anche quelli che danno una sensazione di grassa, pur non essendo grassi. Ecco, che consiglio ci dai? È giusto servirlo freddo? Allora, intanto i nostri vini, come dicevo, sono fatti con delle vendemmie ritardate, quindi hanno una certa struttura, servirli troppo freddi non andrebbe bene. Diciamo che vanno serviti a una temperatura di un rosato, quindi sui 10-12 gradi. Ecco, gradazione alcolica? Gradazione alcolica, il quasi 8 va intorno ai 12,5, normalmente 12,5-13. Bene, allora sentiamo il parere finale della nostra Céline su questa mitica torta derby della Lunigiana. È davvero mitica, mi è piaciuto tantissimo, si sente molto erbe e un po' di ricotta. È leggero, gustosissimo ed è molto turco.
Benissimo, ecco, abbiamo scoperto che, pensate, che c'è un omologo turco di questo piatto, la torta d'erbi lunigianese, che i lunigianesi credevano fosse un loro patrimonio unico e inestimabile. Bene, anche i turchi o hanno preso loro spunto, o forse, chissà, i turchi sono arrivati anche qua. Grazie a tutti, l'appuntamento è fissato per domani alla stessa ora. Grazie.